YouTube. Eccoci tornati, signori, con un nuovo video. Oggi finalmente un video per i novizi, perché faccio sempre video per gente esperta, quindi ho deciso di fare questo video per chi si riavvicina ad Hearthstone dopo tanto tempo o, non lo so, magari non volete shoppare, quindi siete dei free to player. Hey, are you like poor? Quindi ho deciso di fare questo video con i mazzi più economici ma più performanti attualmente su Hearthstone. Come al solito vi ricordo che potete lasciare un like, iscrivervi al canale, commentare, prendere il video, cancellare il computer, fare quello che volete, purché facciate arrivare questo video sulla vetta di questa piattaforma. Partiamo subito col video, non perdiamoci in chiacchiere col primo deck che vi propongo oggi. Vi dico subito che questi sono i deck più economici possibili su Hearthstone. Non sono budget, ragazzi, questi sono liste tier 1 provate, ladderate, top 0, legend, master qualifier, master tour, fortissime. Wow! Mazzi veramente forti, non sono liste accroccate, sono le liste giuste e costano veramente poco. Wow! Quindi vi consiglio altamente di aguzzare l'udito. Allora, il primo mazzo di cui parliamo è il ormai rinomatissimo sul mio canale Token Druid. Token Druid, per chi non conoscesse questo deck, è un deck molto 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 performante attualmente. Per chi non avesse visto il mio ultimo video sul meta snapshot, dove vi dico quali sono i mazzi migliori per ladderare, Token Druid è il primo, non il secondo, il primo deck più forte, più performante, più bello, più muscoloso della ladder. Wow. E non solo, ragazzi, è anche il mazzo più economico che ci sia mai stato su Hearthstone. Questo mazzo si aggira su un costo di 2640 dust, pochissimo. Cioè praticamente fate l'elemosina per strada e ve lo comprate. È letteralmente economico, zero leggendari, ragazzi, zero leggendari. È uno dei mazzi più forti del momento, quindi se voi volete fare legend, siete dei meta abuser schifosi, potete montarvi questo druido. 2640 dust, ragazzi, se non ce l'avete veramente non state giocando, cioè letteralmente avete installato il gioco adesso. Quindi questo mazzo è il più performante. Per chi non conoscesse cosa fa il mazzo, semplicemente sbrodolate in campo i vostri token. Cosa sono i token? Sono i pezzi che vengono calati dalle spell. Avete varie strategie, avete il Gibberling, avete il Glowfly Swarm, Arbor Up, insomma chi più ne ha più ne metta. Calate i vostri token, li buffate in qualsiasi modo e vincete la partita sciamando a turno 4 400.000 5-4 che distruggeranno la vita del vostro avversario per sempre. Quindi mazzo molto performante, molto economico, molto bello ed è anche verde. Quindi sì, craftatelo. Passiamo al secondo mazzo. Il secondo mazzo, che è un mazzo un po' più costoso ma con un gameplay totalmente differente, che è ovviamente lo Spell Mage. Spell Mage che ormai io sto spammando da anni su questo canale. Per chi non avesse visto, si aggirava tra le varie top dei Master Qualifier, un po' meno performante in ladder, ma rimane comunque un mazzo molto forte. Dipende da quello che beccate. Se beccate tanti aggro, magari non optate per questo deck perché soffre molto gli aggro, ma è un mazzo molto performante perché overall è, secondo me, uno dei mazzi più divertenti di Hearthstone attualmente e se la gioca più o meno con tutti, quindi potete vincere qualsiasi matchup, non c'è il matchup impossibile. Molto figo. Spell Mage, su cosa si basa? Come potete aver dedotto dal nome sulle spell, giocare solamente magie, il primo mazzo della storia di Hearthstone e di tutti i giochi di carte esistenti senza pezzi, senza minion, senza creature, senza mostri, chiamateli come vi pare, che gira attualmente sul costo di dust di 3720, pochissimo, pochissimo, anche questo senza leggendari, signori. Senza leggendari c'è chi gioca il Deck of Lunacy al posto di Shooting Star, se volete optare per quella versione e avete la dust o avete un Deck of Lunacy che avete magari sculato da qualche pacchetto, perché no, mettetecelo dentro. Io personalmente non l'ho mai giocato, mi sono sempre trovato bene, quindi valutate anche voi come vi trovate meglio. Motore del mazzo, chiaramente Incanter's Flow. Per chi non conoscesse questa carta, è chiaramente sbilanciata da ormai mille anni. Sconta tutto il vostro mazzo di uno, praticamente la calate a turno 2 e il vostro avversario potrà finalmente disinstallare il gioco del demonio per sempre. Bene, 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 passiamo all'ultimo mazzo che vi propongo quest'oggi. È il mio bene amato OTK Demon Hunter, un mazzo che tra l'altro
a cui tra l'altro ho dedicato un intero video che trovate nel mio canale. Se non l'avete ancora visto, mi sono appena offeso. OTK Demon Hunter, un mazzo molto molto difficile, quindi ovviamente ci ho dovuto fare un video sopra per spiegarvi come giocarlo. È chiaramente il deck più complesso tra i tre che abbiamo appena proposto, quindi ricordatevi che OTK Demon Hunter più costoso tra i tre, più difficile tra i tre. Perché ve lo sto consigliando? Non lo so, no, in realtà è molto economico, si avvale di solamente una leggendaria, perché Talnos ve lo regalano, quindi se non ce l'avete, no, credo che me lo diano per forza, quindi ce lo dovete avere per forza Talnos. Il Ginot, leggendaria unica che si gioca in questo deck, che si gioca solo in questo deck da sempre. Tutto il resto è abbastanza economico, quindi praticamente il costo di questo mazzo proviene praticamente da solo questa leggendaria, che se la togliessi costerebbe praticamente 2340, un prezzo più che infimo. Mazzo però molto divertente, molto simpatico da giocare. Io personalmente lo trovo il mio mazzo preferito, penso sia il mio mazzo preferito. Per chi non conoscesse, è un mazzo combo, quindi combo che vuol dire Uno. Draw four more, change color to red. Draw two more, reverse back to me, uno out. Che ha una serie di carte che vi fanno fare OTK, one turn kill. Voi partite, fate il vostro Gino, fate due Morg, un Arcanist, fai Screen Blast, OTK, 36 danni in faccia avversario e andrà nel regno delle ombre per sempre. Mazzo che io consiglio chiaramente a chi vuole cimentarsi in un gameplay molto più complesso. A differenza di altri due mazzi, questo mazzo vince praticamente con tutto tranne che con il prete per via di Illusia, ma non credo che la gente allora anche sappia vincere quel matchup. Secondo me, se siete novizi, vi consiglio di partire magari con un Spell Mage per poi passare a Token Druid, per poi passare a OTK Demon Hunter. Quindi tre mazzi molto performanti, molto economici. Vi invito a farmi sapere magari nei commenti se avete questi mazzi, se avete un'indecisione, delle preferenze, quale di questi tre mazzi montare, come approcciarsi magari inizialmente ad Hearthstone. Fatemi sapere cosa volete vedere nei prossimi video, perché sono a corto di idee. Quindi molto bene, noi che siamo arrivati fino a questo punto del video, ormai siamo veterani di questo canale, vi ringrazio. A chiunque sia rimasto fino a questo momento, troverete ovviamente tutti i codici in descrizione. Io vi invito a chiaramente lasciare sempre un commento per farmi sapere che ne pensate, un mi piace se il video è stato di vostro gradimento e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati. Noi ci vediamo al prossimo video, come al solito, bye.